Bene, abbiamo visto la lezione scorsa il concetto di congruenza tra figure geometriche e il concetto di misura come classe di equivalenza della relazione di congruenza. Oggi applichiamo quanto visto nella sezione precedente agli angoli. Vi ricordo che la definizione di angolo, se nel piano prendo due semirette aventi la stessa origine, ho A e ho B, ciascuna delle due parti di piano definite da queste due semirette prende il nome di angolo. Ora è chiaro che se, qui ripeto, prendo un copia e incolla, ho due figure, sono due angoli sovrapponibili. Questi due angoli sono congruenti. Ok? Riutilizzo la stessa definizione di congruenza vista la volta scorsa. Quindi questo sarà l'angolo O' A' e O' B'. Questo angolo è alfa primo, questo è alfa. Siccome sono sovrapponibili, alfa è congruente ad alfa primo. Ciò che li accomuna è la stessa misura. Tra un attimo vediamo come decide la misura di un angolo. Vale anche questo principio: se ho un determinato angolo, chissà se riesco a reincollare la stessa figura di prima, sì, eccolo. Se ho il nostro angolo alfa, vale questo principio. Posso trasportare, o meglio, copiare l'angolo alfa altrove, per esempio prendo un'altra semiretta O', in questo caso A'. Allora esiste un'unica, ricordate che esiste con il punto esclamativo, significa un'unica retta, semiretta B', in modo tale che l'angolo A' o B' sia congruente a A o B. Quindi questa retta, di queste rette che fanno sì che questo angolo sia grande quanto questo, ce n'è una sola. Ok? Qualunque altra semiretta diversa da questa produce angoli di ampiezza diversa. D'accordo? Un'altra lettera, però è lo stesso termine. Sì. Funziona lo stesso. Ok? Anche in questo caso, come abbiamo visto la volta scorsa, possiamo concepire e pensare l'angolo che sia la somma di altri due angoli. Ok? Immaginate due angoli diversi nel piano. Questo, per esempio, alfa, e questo, beta. Come faccio a sommarli? Beh, prendo sul secondo, su beta per esempio, costruisco l'angolo alfa in modo tale che questa semiretta produca un angolo della stessa ampiezza. E quindi l'angolo somma, chiamiamolo gamma, dato da alfa più beta, è l'angolo formato dalle semirette non comuni tra alfa e beta, che sono angoli consecutivi. Ripeto, per sommare due angoli non faccio altro che prendere uno dei due e costruisco, a partire da uno dei due lati di quest'angolo, l'angolo consecutivo a beta che abbia la stessa ampiezza di alfa. Abbiamo visto che posso farlo. L'angolo che ha come lati i due lati non comuni ai due angoli consecutivi è l'angolo somma. Ditemi se è tutto chiaro. Ok? Idem l'angolo differenza. Se gamma è alfa più beta, allora per esempio posso dire che beta è gamma meno alfa. Cioè all'angolo alfa, gamma tolgo alfa. Come abbiamo visto, la stessa cosa con i numeri. Ok? Dire che beta è la differenza tra gamma e alfa significa dire che è l'angolo che aggiunto ad alfa mi dà gamma. Uguale.
D'accordo? Una cosa che invece ieri non avevamo visto è il fatto che posso costruire in questo modo multipli e sottomultipli di angoli, che posso sommare tante volte un angolo, quindi ne costruisco un multiplo, oppure posso suddividerlo. Ok? Abbiamo visto in particolare, abbiamo visto ieri con l'esercizio su confrontare segmenti di lunghezze diverse, hanno sottomultipli comuni, d'accordo? La suddivisione, forse quella più semplice, quella che useremo più spesso, è quella legata alla bisettrice di un angolo. Prendete un angolo qualsiasi, qui ho, questa è la semiretta B, prendo quindi l'angolo AOB. Si chiama bisettrice, la semiretta, chiamiamola R, o R, che divide l'angolo in due parti congruenti. Quindi OR è bisettrice dell'angolo AOB. Se è interna l'angolo AOB, ovviamente, e produce due angoli, AOR e ROB, che siano congruenti. E ciascuno dei due è ovviamente congruente alla metà dell'intero angolo. Questa particolare semiretta prende il nome di bisettrice dell'angolo. È l'analogo di quello che per i segmenti, che ieri non avevamo visto, si chiama analogo al punto medio. Al punto medio di un segmento. Dato il segmento AB, si chiama punto medio M. Medio di AB, il punto che ha queste proprietà: M è allineato ad AB, ovvero sia M appartiene al segmento AB, prima proprietà. Seconda proprietà: il segmento AM è congruente a MB, cioè alla stessa misura. Ciascuno dei due segmenti è congruente alla metà del segmento AB. Quello è il punto medio. Ok? Come abbiamo visto la volta scorsa, per misurare un segmento si utilizzano delle unità di misura, il centimetro, il metro, indifferente cosa, legate alla distanza tra punti. Per gli angoli la cosa è analoga. Utilizzo un'unità di misura per l'ampiezza degli angoli, nel senso che dire che un angolo ha una tot misura significa dire che la misura unitaria è contenuta tot volte dentro quell'angolo. Ok? Per la misura di angoli, sono in realtà due, anche più, ma insomma, due unità di misura principali. La misura è in gradi, che ha motivi storici, ed è convenzionale, cioè si conviene che, vi ricordate, l'angolo è la parte di piano compresa tra due semirette OA e OB. Se queste due semirette vanno a coincidere, quindi A e B coincidono, un angolo è l'angolo nullo, l'altro l'angolo è l'angolo giro, e si stabilisce che l'angolo giro
ha un'ampiezza di 360 gradi. Questo numero particolare è scelto per ragioni storiche. La misura degli angoli risale, o risente anche quella del tempo, discende dagli studi astronomici di circa 3.000 anni prima di Cristo, delle civiltà mesopotamiche, che usavano un sistema sessagesimale, cioè che andava di 60 in 60 anziché di 10 in 10, perché era più facile lavorare con le frazioni. E questo rimane anche nella nostra cultura, nel nostro uso dei numeri, specialmente in relazione agli angoli e al tempo. L'ora di 60 minuti, proprio perché il sistema di utilizzo di numerico, insomma, il sistema numerico era fissato in base a 60, per quella ragione. Di conseguenza, per esempio, l'angolo piatto misura la metà dell'angolo giro, quindi 180 gradi. L'angolo retto è la metà dell'angolo piatto, 90 gradi, e così via. Ok? D'accordo? Attenzione! Se ho, come abbiamo già visto, due angoli adiacenti, qui A, B e C, questo è alfa e questo è beta, quindi alfa e beta sono adiacenti, quindi sono angoli consecutivi che in più hanno il lato non comune, in questo caso OC e OA, che appartiene alla stessa retta, allora la loro somma è l'angolo piatto e misura quindi 180 gradi. Quando ho angoli adiacenti, cioè angoli la cui somma è 180 gradi, parlo di angoli supplementari. Sono supplementari due angoli la cui somma è l'angolo piatto. Quindi quando sono lì c'è un po' di supplementare. Esattamente. Se invece ho due angoli la cui somma è l'angolo retto, A, B, C, in questo caso alfa e beta danno l'angolo retto, 90 gradi, in questo caso parlo di angoli complementari. E infine, se due angoli alfa più beta danno l'angolo giro, questi sono angoli esplementari. Quindi per esempio questo e questo. Ok? Ci sono domande? Vediamo ancora un'ultima cosa, dopo chiudo. O facciamo esercizi ancora meglio. Sul testo potete trovare che l'angolo giro è indicato per esempio da questo simbolo, pi greco. L'angolo retto da questo simbolo, pi greco, mezzi. A cosa fa riferimento il testo? Fa riferimento a un'altra misura dell'angolo. Abbiamo visto quella in gradi, che è convenzionale. Esiste un altro modo di misurare gli angoli che si chiama radiante. Come è definita questa misura? Beh, immaginate una circonferenza.
Abbiamo già visto cosa significa. Questo è il centro. Immaginate due semirette che escono da O. OA e OB. OA e OB definiscono un angolo. AOB definiscono l'angolo alfa, centrato in O. Immaginate che la lunghezza dell'arco AB, cioè questa parte di circonferenza, è tanto più grande quanto più la circonferenza è grande, più lontana è da O. Prende il nome di angolo alfa in radianti, abbreviato in rad, il rapporto tra la lunghezza dell'arco AB, qui attenzione, qui faccio il tondino per indicare che è la lunghezza dell'arco, diviso il raggio OA. Diviso questo. Anzi, questo disegniamolo in verde. Questo è il raggio e questo è l'arco. Ok? Di conseguenza, l'angolo in radianti, che sia l'angolo giro, è dato dalla lunghezza dell'intera circonferenza, 2π r, diviso il raggio r. R va via. Quindi l'angolo giro è di 2π radianti. L'angolo piatto è la sua metà, π radianti. L'angolo retto è ancora la metà, π mezzi. Ecco perché sul testo trovate ad esempio che se alfa e beta sono supplementari, la loro somma fa π. Pi greco in realtà è un'unità di misura pi greco radianti. Attenzione, facciamo un richiamo a fisica. Dato che l'angolo alfa in radianti è un rapporto tra lunghezze, in realtà dovrebbe essere un numero puro. Perché se R è in centimetri, centimetri fratto centimetri va via tutto. Quindi l'unità di misura radiante è un'unità di misura in realtà fittizia. Dovrei esprimere l'angolo senza unità di misura, perché è un rapporto tra numeri della stessa, con la stessa unità di misura, lunghezza diviso lunghezza. Si usa il termine radianti per ricordarsi che è un angolo. In realtà radiante non è unità di misura, fisicamente parlando. È solo un modo per richiamare il fatto che quello è un angolo. Ok? Ci sono domande? Va bene. Allora, direi che per oggi ci possiamo fermare qua. Anzi, la voglio completare con un esercizio. Ok? Prendiamo per esempio l'esercizio sugli angoli. Eccolo qua, il 33 a pagina 683. Dice la seguente cosa. Prendiamo due angoli consecutivi, non della stessa ampiezza, eh. OA, AOB e BOC. Quindi per ipotesi, scusami, certo. Per ipotesi, OAOB è consecutivo a BOC. Questo si può esprimere formalmente dicendo che l'angolo AOB intersecato a BOC mi dà la semiretta OB. Hanno in comune solo il lato OB. Ok? Prendiamo le due bisettrici dei due angoli. Chiamiamola una R e una S. Quindi quest'angolo è grande come questo e quest'angolo è grande come questo.
due bisettrici dividono i due angoli in due parti congruenti. Quindi qui, sempre nell'ipotesi, c'è che AOR è congruente a ROB, quindi R è bisettrice di AOB, e BOS è congruente a SOC. Qua. La tesi, dobbiamo dimostrare che l'angolo formato dalle due bisettrici, quindi ROS, è congruente alla metà di AOC. Cioè questo angolo, fatemi disegnare in blu, questo angolo è ampio come la metà di questo. Ok? È chiaro? Come si dimostra? Dimostrazione. Prendiamo ROS. Anzi, fatemi ricopio la figura così non devo rifarla. La ricopio qua sotto. Eccola. Prendiamo, ripeto, ROS. Quest'angolo posso considerarlo come la somma di due parti, questa e questa. ROS è congruente a ROB più BOS. Ditemi se è tutto chiaro, eh. Non perdetevi per strada. Questo angolo, quello tra R ed S, è la somma di questa parte più questa. Ma questa parte, ROB, questa, è congruente perché R bisettrice è la metà di AOB. Perché è bisettrice. Questa parte è congruente alla metà di BOC per lo stesso motivo. Quindi qui posso scrivere che questo è congruente a la metà di AOB più la metà di BOC e quindi alla metà di AOB più BOC. Ma questo è esattamente AOC. Quindi questo è congruente alla metà di AOC, che è quello che dovevo dimostrare. Ci sono domande? Allora mi fermo qui.